Facciamo il punto ora sull'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto nel fine settimana. Iniziamo da Asiago, che ha indubbiamente registrato i danni maggiori. Ci vorranno giorni, in alcuni casi settimane, per risistemare ciò che acqua e fango hanno danneggiato o distrutto. Perché dobbiamo fare la conta di tutte le cose che sono andate a male, quelle che si riescono a salvare, pulire tutto, igienizzare. E quindi ci siamo trovati l'impegno per la prossima settimana. Il giorno dopo il nubifragio si fa il punto della situazione e si contano i danni che ammontano a decine di migliaia di euro. Oltre 60 ieri le chiamate ai vigili del fuoco, con la situazione più problematica ad Asiago nel tratto finale di Corso 4 Novembre all'incrocio con Via Garibaldi in Via Cavour, a causa dell'esondazione del torrente Gelpac. Una situazione imprevedibile dovuta principalmente a un'enorme quantità d'erba e ramaglie portate via dall'acqua. Il ponticello di Corso 4 Novembre ha fatto da sbarramento. Si è così formato un grosso tappo che ha ostruito il passaggio dell'acqua, fuoriuscita così dall'alveo, con grande potenza. Una situazione critica e spaventosa, vista ad Asiago solo in occasione dell'alluvione del 66. Il Gelpac è esondato anche in altri due punti, creando allagamenti e disagi. Anche a Gaglio si è dovuto far fronte a diverse situazioni d'emergenza, con strade diventate fiumi, cantine e garage allagati. Insieme ai soccorsi, anche le amministrazioni comunali di Asiago e Gaglio, presenti e vicine ai cittadini e agli esercenti danneggiati, coordinando gli interventi attraverso l'attivazione del COC. Asiago annuncia ora un confronto con la regione per chiedere lo stato di calamità, mentre il sindaco di Gaglio, Marinella Sambugaro, assicura alle vittime del nubifragio tutto il supporto necessario per una pronta ripresa, con un grazie generale a quanti ieri, in diversi modi, hanno portato il loro aiuto. Ma l'allerta temporali non cessa, anzi durerà, secondo la regione, fino a mercoledì. Chiara Beato. Ancora ombrello e impermeabile, instabilità la parola d'ordine, nuvoloni grigi anche i prossimi giorni. Permane lo stato di attenzione. La Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido fino a mercoledì 26 giugno. Un meteo dunque che resta capriccioso, a tratti minaccioso. Il timore è che nuove bombe d'acqua mettano in crisi i sistemi di smaltimento delle acque piovane, con possibili allagamenti di sottopassi e locali interrati. La circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo condizionerà il tempo anche nella giornata di domani. Martedì, infatti, sarà un'altra giornata con rovesci e temporali che le interesseranno soprattutto attorno a metà giornata e nel pomeriggio. L'impulso perturbato più significativo è previsto dunque tra la notte e domani sera. Porterà frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio ed occasionale temporale. Infine, mercoledì, previste ancora precipitazioni ma intermittenti, qualche nuvola grigia in meno a partire da giovedì. Andrà decisamente meglio a partire da giovedì, con l'imposizione di un nuovo promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, che porterà a una stabilizzazione delle condizioni del tempo e un aumento delle temperature, che sarà più marcato a partire da venerdì. Ancora qualche riserva invece sul fine settimana.